Grazie, e noi abbiamo terminato. C'è qui con noi il ministro Enrico Giovannini che appunto ci dirà le sue considerazioni, ci parlerà un po' delle cose che ha sentito e delle cose che alla luce della sua attività pensa, e quindi niente, poi finisce così. Il secondo welfare è un sito www.secondowelfare.it, e quindi tutta l'attività può essere seguita quotidianamente, e il prossimo rapporto ci sono 2 anni, quindi state tranquilli, avete tempo per rimuginare questo. Non è invasivo il secondo welfare, diciamo. Ministro, grazie. Grazie, e grazie dell'opportunità che ho avuto questa mattina di passare queste ore imparando moltissimo, naturalmente, e apprezzando enormemente il lavoro svolto. Un lavoro complesso, e quello che ha detto Dario Di Vico mi tranquillizza, perché guardando il sito sembra che il progetto sia finito, nel senso che il sito racconta i passi e l'ultimo passo è la preparazione del rapporto, che adesso è stata fatta, e quindi ero un po' preoccupato, devo dire. Avevo anche una proposta, ma insomma su questo torno tra un attimo. Scusate se la prendo un po' apparentemente alla larga, ma vedrete che non è così. L'altro giorno i giornali hanno dedicato, per qualche ora naturalmente, un po' di spazio a questo... in questo intervento del Papa, che si chiama Evangelii Gaudium, e vorrei partire da una citazione. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del momento e la luce del tempo, dell'orizzonte più grande, dell'utopia, che ci apre al futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per progredire nella costruzione di un popolo: il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza senza l'ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell'attività sociopolitica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina, li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. Allora, queste ultime parole forse spiegano perché sono partito da qui, perché quello di cui stiamo discutendo oggi è esattamente l'avviare processi, non occupare spazi. Avviare processi che, naturalmente, presi dall'ansietà di risolvere i problemi, quell'ansietà che dobbiamo in qualche modo sentire, vista la drammaticità della situazione che abbiamo intorno, ecco, questa ansietà di trasformare magari delle buone idee immediatamente in grandi processi. Un po' quello che diceva Dario Di Vico, il top down o il bottom up. E in questa discussione, questa breve riflessione che ho letto, ci fa capire che servono tutti e due. Servono tutte e due nel rispetto reciproco, serve naturalmente un intervento sulla misura di povertà assoluta come Dio comanda, non sto citando adesso il Papa, ma è stata poi letta in realtà nella sintesi giornalistica in questo modo, con
la straordinaria ricchezza di iniziative che erano descritte in quella nuvola, che si fermavano purtroppo ben prima della linea gotica, ma insomma, per fortuna, come è stato ricordato nell'intervento sul rapporto, cominciano in realtà ad avere anche interessanti esperienze nel Mezzogiorno. Se questa è la prospettiva, più che appunto dibattere per tempi lunghi su cosa è meglio, il top down o il bottom up, possiamo forse, grazie al lavoro svolto e alla prospettiva di cui ho parlato, riuscire a capire quali sono i processi che dobbiamo avviare, magari per favorire quello che è già stato avviato e renderlo, sì, questo mi sembra che tutti l'abbiano detto, un po' più sistemico. Perché uno dei rischi evidenziati nel slide che abbiamo visto questa mattina è la frammentazione e lo spreco di energie per reinventare la ruota in qualche modo, oltre che l'eterogeneità territoriale. Allora io su questo vorrei fare le seguenti riflessioni. Primo, mi sembra abbastanza chiaro che il secondo welfare non può essere considerato banalmente sostitutivo del primo welfare, ma certo può assorbire parte del terzo welfare, se posso usare questa locuzione, che è quello un po' casareccio, cioè che le nostre famiglie fanno quotidianamente per tentare di tirare avanti di fronte alla mancanza del primo welfare. Tante volte come presidente dell'Istat, ma anche prima come direttore delle statistiche dell'OCSE, mi è capitato di sottolineare come in Italia il welfare familiare ha svolto una funzione di supplenza. Ma è chiaro che con la crisi il welfare familiare non ce la fa, non ce l'ha mai fatta e non ce la può fare. E allora il secondo welfare può non tanto prendere dei pezzi dal primo, ma costruire in modo molto più sistematico risposte a quello che prima veniva fatto con un po' di bricolage o con l'accumulazione che le famiglie che ci hanno preceduto, grazie a quella crescita, ancorché sempre meno dinamica dell'economia italiana, avevano consentito di mettere da parte. E la seconda considerazione che mi porta questa riflessione è che non possiamo immaginare di scaricare sul secondo welfare i limiti del primo. Sarebbe veramente colpevole, perché non solo l'abbiamo fatto sul terzo welfare, ma adesso anche sul secondo. E allora però tirare la linea di demarcazione tra primo e secondo, anche alla luce di quello che diceva Albini, è un po' la sfida che abbiamo oggi. E faccio un esempio che lui aveva certamente in mente, l'ho anche citato brevemente, ma lo spiego per i non addetti ai lavori. Noi quest'anno abbiamo messo circa 2 miliardi e mezzo sui cosiddetti ammortizzatori in deroga e non basta. Dal 2014 partono i cosiddetti fondi di solidarietà, che sono una forma di contribuzione delle imprese e dei lavoratori che non pagano finora i contributi ordinari per la cassa integrazione, eccetera, che si fanno carico, secondo la legge, di una parte degli ammortizzatori in deroga. Perché una parte? Beh, perché naturalmente la crisi morde così pesantemente che non possiamo immaginare che il primo anno di contribuzione crei un tesoretto, diciamo così, sufficiente da spendere poi negli anni brutti, come avviene nel sistema della contribuzione per gli ammortizzatori non in deroga, perché siamo negli anni brutti. Questo vuol dire che ci sarà un ammontare a partire dall'anno prossimo di ammortizzatori in deroga che non verranno pagati dallo Stato, dalla fiscalità generale. Che ci facciamo con quei soldi? Che in teoria
il primo welfare sta risparmiando. Beh, ci possiamo fare tante cose. Naturalmente Albini dice, e ha ragione, investiamo di più sulle politiche attive. Ma io potrei dire, naturalmente, investiamo anche di più sulla povertà e poi su tutta la lista dei problemi. Ecco, queste scelte sono scelte che non possono essere fatte sull'onda di una discussione notturna della legge di stabilità, ma hanno bisogno di un attimo di tempo per trovare la sintesi. Non so se avete visto cosa sta accadendo in Germania, settimane di negoziazione che stanno prolungando la nascita di questo nuovo governo, in cui si sono dibattuti questi temi, e uno degli esiti, secondo i giornali di oggi, è che si aumenteranno le prestazioni pensionistiche. Io vorrei ricordare che in Germania ci sono quasi 8 milioni di cosiddetti mini job, gran parte dei quali non hanno prestazioni contributive, non creano un welfare futuro, 8 milioni quasi, eh? Non stiamo parlando proprio di un fenomeno marginale come quello per cui i mini job erano nati. E quindi si pongono questo tema, come si pongono il tema che è stato ribadito dalla pubblicazione Pensions at a Glance dell'OCSE di qualche giorno fa, ma che io stesso avevo sottolineato nelle settimane scorse, e cioè qual è il futuro pensionistico di persone che iniziano a lavorare a 30-35 anni con vite lavorative discontinue. Quale sarà il futuro pensionistico? E quindi vuol dire che di fatto noi stiamo generando a 30-40 anni una situazione analoga a quella che questo paese ha già vissuto con il passaggio dall'agricoltura all'industria, in cui si decise di farsi carico di pensioni da fame teoriche di un intero mondo rurale che era destinato naturalmente alla povertà. Allora, queste problematiche richiedono una capacità di fare quello che il Papa in qualche modo ci invitava a fare, e cioè avviare dei percorsi senza necessariamente pensare di poterli risolvere in pochi giorni. Perché vedete, credo che il lascito più grave di questa crisi, e lo dico da tempo, ben prima di essere chiamato a fare il ministro, sia il senso di vulnerabilità. Anche le economie che si sentivano immuni dalla povertà, anche quelle imprese che erano convinte di poter crescere indefinitamente, anche quelle persone del cosiddetto ceto medio che avevano sentito parlare di un mondo ormai passato, di stenti e così via, avevano vissuto invece 30-40 anni di crescita, bene, oggi si sentono vulnerabili, sono vulnerabili. E attenzione, lo dico da economista, questa è questo è l'elemento che blocca maggiormente la ripresa economica, perché anche chi non è stato colpito dalla crisi tenderà a risparmiare di più invece che spendere. Questo è l'elemento che determina quello che qualcuno dice un rischio di uno scenario giapponese, cioè di una società rattrappita e bloccata che non investe più sul futuro. Allora, il discorso di oggi sul secondo welfare e il primo welfare serve non tanto e non solo a tamponare la gravità della crisi, ma a farci mettere in moto dei processi, magari come quelli che sono stati richiamati prima nella contrattazione, che ridiano una prospettiva di medio termine. Una prospettiva di medio termine che non sia dominata solo dalla paura. Ma ha ragione Albini quando dice, attenzione, con una crescita bassa non ce n'è per nessuno, con una crescita bassa non ci sono risorse da ridistribuire, da riorientare. E allora vedete come il tema della crescita economica e il tema del welfare sono strettamente connessi, non solo sul piano congiunturale ma sul piano strutturale. Se noi non abbiamo un tasso di crescita dell'economia consistente e persistente, non avremo welfare adeguato in futuro. E questo rende naturalmente ancora più complicata
la distribuzione delle risorse e diventa ancora più rilevante l'impegno che fondazioni e terzo settore stanno svolgendo per non solo fare l'innovazione sociale e sostenere le persone in difficoltà, ma per consentire allo Stato e non solo di investire al massimo per un futuro che non riproduca la situazione in cui ci troviamo. Di nuovo Albini richiamava le scelte necessarie. Non sono sicuro se pensiamo su questa cosa nello stesso modo Albini, però a me piace pensare che la riduzione del cuneo fiscale a carico delle imprese, noi abbiamo scelto di orientarlo a quelle imprese che hanno un tasso di incidentalità basso. Vedo appunto Albini che storce un po', non perché sia contrario al principio, ma perché riuscire a coniugare insieme un'incentivazione finanziaria alla crescita con altri obiettivi come la sicurezza sul lavoro è un modo per tentare di fare investimenti sulla crescita, ma anche investimenti che cambino il sistema di funzionamento della nostra economia e della nostra società. Ci sono altre opportunità di questo tipo? Sì. E le esperienze di cui abbiamo sentito parlare oggi sono esattamente esperienze che coniugano un aiuto concreto con una ripartenza, con una possibilità di sviluppo futuro basata su un capitale umano e un capitale sociale più forte. Ancora quattro considerazioni vorrei fare, scendo più sul concreto. Vedete, anni fa, quando ero appunto all'Ocse e si decideva come aggiornare il manuale che misura l'innovazione, io mi battei per mettere un capitolo sull'innovazione sociale e perdetti, perché i miei colleghi economisti dissero: ma che cos'è questa innovazione sociale? Ma non è un'innovazione misurabile, non è... Adesso qualche anno dopo tutti parlano di innovazione sociale, però attenzione, e questa è una proposta che faccio. È chiaro da quello che avete detto e da altre cose che non c'è un focal point nazionale sul tema dell'innovazione sociale. E allora la domanda è se, al di là del piacere di sapere che il progetto Secondo Welfare andrà avanti comunque, se possiamo ragionare insieme con il nostro Ministero per creare una piattaforma di questo tipo. Una piattaforma, cioè, di più ampia di quello che meritoriamente è stato fatto, che estenda proprio al tema dell'innovazione sociale e che prenda anche l'occasione per cambiare, come è stato ricordato prima, la posizione italiana anche rispetto all'esterno. Abbiamo un'opportunità. Il G8 ha creato una task force sul tema innovazione sociale e la Presidenza del Consiglio ha deciso che sia il nostro Ministero a fare da riferimento. Quindi abbiamo l'opportunità di legare un bisogno nazionale con un'opportunità anche internazionale. E quindi uno dei frutti di questa discussione di oggi potrebbe essere proprio quella di rivedersi per capire come stabilire una piattaforma presso il Ministero in rete con tutti gli altri sul tema dell'innovazione sociale, che consente di fare quel passaggio che stavo detto prima, da protezione sociale a promozione sociale, che è quello di cui abbiamo disperato bisogno vista la perdita di capitale sociale che questa crisi sta producendo. Seconda proposta concreta. Noi stiamo riflettendo proprio per cercare di rispondere a alcune esigenze del primo welfare sulla base della situazione che stiamo vivendo e che probabilmente vivremo in futuro. Stiamo riflettendo su come riuscire a superare proprio la frammentarietà delle contribuzioni che una vita lavorativa più mobile, dice qualcuno, più incerta, dice qualcun altro, più insicura produrrà.
Ecco, fare una riflessione su questo e riuscire a capire, tornando a tutti quei progetti, anzi a quei contratti firmati, se ci sono già una serie di soluzioni, magari locali, che sono state trovate in questa direzione, per consentire a chi ha questa vita lavorativa più frammentata, più discontinua, di versare contribuzione, e alle imprese di versare contribuzione in modo da saldare i vari pezzi della storia lavorativa, questo potrebbe essere un secondo argomento su cui rincontrarci per riuscire a capire come distillare dalle esperienze anche dei contratti firmati, ci raccontava prima, soluzioni che possano essere in qualche modo generalizzate. E il terzo punto è quello che rivolgo, una richiesta che rivolgo a Ferrera, che ha realizzato questo progetto. Anche se le esperienze che avete guardato sono limitate, ma sono comunque numerose, sono un buon non campione statistico, ma insomma, quali sono le lezioni che già adesso avete tratto per eventuali interventi normativi dall'esperienza che avete visto? Sentivamo prima la modifica dell'articolo 100 del testo unico, ecco, ce ne possono essere delle altre. Allora, io vi propongo di organizzare a breve un incontro chiedendovi di provare a distillare già le lezioni tratte per eventualmente modificare qualcosa, anche perché noi stiamo mettendo mano a una riflessione insieme con il terzo settore anche sulla eventuali modifiche alla legislazione del terzo settore, dell'impresa sociale e così via. E l'ultima considerazione che vorrei fare riguarda il tema europeo. E questo mi porta alla considerazione che faceva Guzzetti prima. Fa molto piacere che la European Foundation Center insieme alle fondazioni europee abbiano scelto questo come tema. Non so quando si terrà la conferenza. E allora la domanda è: come Presidenza italiana dell'Unione, nella secondo semestre del 2014, possiamo immaginare di organizzare qualcosa che prepari questo evento? Perché il tema del welfare europeo, io ero ieri a Bruxelles, è naturalmente un tema molto elevato. Che cosa possiamo fare noi per connettere il mondo delle fondazioni europee, con cui appunto nella mia vita precedente OCSE avevo avuto modo di interagire, con quello che appunto si muove all'interno dei governi? E possiamo immaginare una riflessione nel corso della presidenza europea italiana? Concludo. Vedete, da che mi capitò di leggere un breve testo, un testo di Klaus Hoffe, un politologo tedesco, in un numero speciale di una rivista italiana dedicata all'andare oltre il PIL, per chi mi conosce sa che io appunto per molti anni ho contribuito a creare questo movimento mondiale sulla misura del benessere e dell'andare oltre il PIL. Bene, Klaus Hoffe diceva: ma non è che la crescita sta al capitalismo democratico come la repressione stava al socialismo di Stato, che non appena hanno smesso di reprimere il sistema è crollato? È una domanda inquietante, che però ci riporta a quello che dicevamo prima. Se non c'è una crescita sostenibile, equa, non ce n'è per nessuno, e i rischi che abbiamo di coesione sociale sono forti, e non solo in Italia ma in Europa. Vedremo quello che succederà nelle prossime elezioni europee. Allora, riuscire a capire come quel passaggio che qualcuno di voi aveva già citato sul non lasciare le persone indietro, e certamente il vice sindaco lo vive in prima
persona, visto che i comuni hanno questo ruolo così forte, di prima linea. Se non riusciamo a veramente realizzare questa idea che, lasciando le persone indietro, si mette a rischio la coesione sociale, cioè il capitale sociale, cioè la sostenibilità, ecco, se non ci riconvinciamo di questo e troviamo i modi efficienti ma reali, non so che futuro avremo. Quando anni fa tentammo di misurare il cosiddetto sviluppo sostenibile, che poi è diventato uno slogan in qualche modo, realizzammo che la commissione Brundtland, che lanciò questa idea dello sviluppo sostenibile, parlava non dei tre pilastri che poi sono diventati la vulgata, cioè il pilastro economico, il pilastro sociale e il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile, ma aveva un quarto pilastro, che era quello delle istituzioni, che fu un po' accantonato perché i paesi sviluppati pensavano che si sarebbe passati a parlare del funzionamento della democrazia e così via, e quindi in qualche modo spinsero verso una vulgata del concetto di sviluppo sostenibile che fosse centrato sugli altri tre pilastri. Questa crisi così lunga ci ricorda che il quarto pilastro della sostenibilità, cioè le istituzioni, è altrettanto importante e strettamente legato agli altri tre. Questo lo dico per rendere omaggio a chi, attraverso queste esperienze di cui abbiamo parlato oggi, e cioè le imprese, le istituzioni del terzo settore, i corpi sociali, le fondazioni, contribuiscono a rafforzare le istituzioni di questo Paese, magari qualche volta svolgendo opera di supplenza. Ma è evidente che senza un rafforzamento dell'assetto istituzionale del nostro Paese, gli altri tre pilastri diventano fondamentali ma non bastano. E allora grazie per questa attività che avete svolto, appunto, anche con supplenza, e il mio invito è quello di saldare maggiormente il lavoro straordinario che avete fatto con l'altro pezzo delle istituzioni che rappresento, magari riuscendo a mettere insieme dei processi concreti per trasformare ottime pratiche in generalizzazioni che miglioreranno il nostro Paese. Grazie. E allora, grazie al Ministro, ovviamente apprezziamo moltissimo le proposte di collaborazione sussidiaria che ha avanzato e che penso che poi saranno vagliate dal Comitato Scientifico di Secondo Welfare che procederà. E grazie a tutti quanti, come avete visto, insomma, è stato un ampio dibattito anche con voci diverse, ma era questo l'obiettivo. Buon pomeriggio a tutti.